Buongiorno. 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 Dunque, eccomi qui, pronto per la battaglia. Meglio che la presenti. Lui è Mr. Peter Wakelin, il nostro nuovo collega. Mr. Wakelin, Mr. Hart. Molto lieto. Molto lieto. E Mr. Rusbridger. Molto lieto. Molto lieto. La attendevamo con impazienza. Siamo scoperti da quasi 2 mesi. Beh, spero di essere di aiuto. Ma ci vorranno un paio di settimane. Tranquillo, vecchio mio. A quest'ora del mattino c'è una specie di regola. Non divertirsi troppo. Proprio come in chiesa. Oh. Credo di capire cosa intende. Signorina? Signorina? Mister, ti vuoi sbrigare? Sta arrivando molta gente. Certo, Adams. Mister Williams. Ha saltato di nuovo il lavoro. Sono molto delusa. Miss Harris, io sono deluso di trovarla dopo 3 settimane qui che lavora ancora come cameriera. Non ha accettato un incarico più importante? Beh, spero di riuscire a ottenere mansioni di maggior rilievo. Se desidera, parlo con il suo responsabile. No, non è necessario, grazie. Perché non è tornato in ufficio? L'ultima volta disse che lo avrebbe fatto. Sì, effettivamente è proprio quello a cui stavo pensando. Del resto, non è che abbia trovato molti altri modi per occupare il mio tempo. Mr. Williams, ho molto da fare. Mi perdoni. Ma sì, certo, vada pure, ma io mi chiedevo quando finirà il suo turno. Come mai questa domanda? Come mai? Beh, prima di tutto perché al cinema danno Ero uno sposo di guerra, un bel film. Mi chiedevo se volesse venire. No, non voglio più incoraggiare il suo comportamento. Deve tornare in ufficio. Cosa penseranno? Sì, ma vede, oggi è il mio giorno del cinema. E desideravo solo un po' di compagnia. Ma va bene. Cary Grant, Miss Harris. Mi era sembrato di capire che le piacesse molto. Any female trouble? Nothing but, Sergeant. And have you ever had any children before? Oh, my aching back. You know that awful feeling before breakfast? No, Captain, I don't. Oh, Sergeant, you're lucky. È stata la vicenda dell'area a giochi. Chester Street. District Line fino a Stepney Green e poi a piedi. Ha versato quell'acqua fetida solo per arrivare sul posto. Era diventata un'ossessione. È davvero stupido. Non credo che glielo dirò. Oh no, no. Arrivati a questo punto me lo deve dire. Va bene. Ma ha promesso di non arrabbiarsi. Mister Zombie. Mister cosa? Grazie. Mister Zombie. Le ho visti in quel film. Come si chiama? Gli zombie sono una specie di mummie egizie. Ma possono camminare e fare tante cose. Sono come i morti, ma non sono morti. Mister Zombie. Caspita. Caspita.
Mi dispiace tanto, Mr. Williams. Sono stata crudele. Non deve rammaricarsi, Miss Harris. Mr. Zombie non è male. Tutto sommato è piuttosto appropriato. Mi piace, Mr. Zombie. Una mummia egizia. Solo che posso muovermi. La sua Knickerbocker Glory. Grazie infinite.